Benvenuti al MOOC sulla programmazione comunitaria 14-20. Che cos'è la politica di coesione? La politica di coesione è una delle principali politiche settoriali dell'Unione Europea, anche da un punto di vista di bilancio. Per il presente periodo di programmazione, l'Unione Europea ha stanziato un investimento pari a circa 352 miliardi di euro, il che rappresenta praticamente quasi un terzo del bilancio comunitario. A questi poi si aggiungono i contributi nazionali e privati, la cui finalità è la crescita e la convergenza. Una crescita che, secondo la strategia Europa 2020, deve essere intelligente, sostenibile e inclusiva. Gli strumenti finanziari per l'attuazione della politica regionale di coesione europea passano per tre fondi principali. Questi fondi sono il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il FESR, l'FSE, il Fondo Sociale Europeo, l'FC, il Fondo di Coesione. Si aggiungono poi a questi il FEAS, il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e il FEAMP, il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca. Insieme questi fondi costituiscono quindi il pacchetto dei fondi strutturali e di investimento europeo, più comunemente definiti i fondi SIE. Con questo corso quindi ci poniamo un obiettivo, che è quello di trasferire un pacchetto di conoscenze di base utili a contestualizzare il presente periodo di programmazione, definendo e facendo e chiarendo quali sono i principi, le priorità, per poter meglio quindi poi gestire, controllare, rendicontare gli interventi finanziati dai fondi SIE 14-20. Il corso si rivolge ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane, con particolare riferimento alle pubbliche amministrazioni centrali e regionali, titolari di programmi operativi, e a tutte le amministrazioni regionali, centrali, locali che comunque sono coinvolte a vario titolo nelle varie fasi di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione di interventi a valere sui fondi SIE. Come sono articolati i contenuti di questo corso? Il corso è articolato in quattro moduli. Il primo modulo, il contesto e le strategie, illustra il contesto economico e sociale nel quale sono maturati i negoziati che hanno portato alla presente programmazione. Con riferimento alla strategia Europa 2020 è un approfondimento sul dualismo italiano. Nel secondo modulo, invece, i finanziamenti a gestione diretta e concorrente vengono illustrati i programmi a gestione diretta dell'Unione Europea, quali sono le loro caratteristiche generali di accesso a questa tipologia di finanziamenti, e vengono offerti alcuni suggerimenti ed esempi di programmi particolarmente rilevanti. Per completare poi il panorama di contesto si fa riferimento al Fondo di Sviluppo e Coesione, l'FSC. Questo è uno strumento nazionale per contribuire alla convergenza economica delle aree più svantaggiate del paese. Passiamo poi al terzo modulo. Il terzo modulo, i fondi strutturali e di investimenti europei, i fondi SIE. Nel terzo modulo viene presentato il quadro regolamentare della programmazione 14-20, i contenuti che hanno portato all'accordo di partenariato italiano, gli strumenti attuativi, ossia i programmi operativi monofondo e plurifondo, e la governance nazionale ed europea dei fondi. E infine il quarto modulo, i piani di rafforzamento amministrativo, i PRA. I PRA vengono, diciamo, illustrati, vengono definiti che cosa sono, come avviene il loro monitoraggio, e vengono presentati alcuni esempi di implementazione per lo sviluppo della capacità istituzionale delle amministrazioni. Qual è l'impegno da dedicare a questo corso? Il corso è strutturato per un apprendimento autonomo e flessibile di questi contenuti didattici che vi proponiamo. Ha una durata complessiva di 4 settimane che cubano complessivamente 12 ore. Quindi l'impegno che dovete stimare è essenzialmente di 3 ore settimanali. La flessibilità consiste nel fatto che non necessariamente bisogna approfondire i contenuti nella sequenza in cui noi ve li proponiamo. Potrete quindi scegliere quali approfondire prima e quali in seguito. Si tratta di un corso essenzialmente online. Un tutor affianca i partecipanti nell'utilizzo degli strumenti e scandisce i tempi consigliati per l'apprendimento. L'apprendimento quindi è un apprendimento autonomo. I contenuti sono stati elaborati per assicurare la migliore efficacia didattica possibile, e quindi nel corso vengono integrate diverse tipologie di contenuti didattici. Ci sono lezioni multimediali, che sono lezioni audio e video con animazioni e interazioni, video lezioni che permettono un approfondimento dei temi trattati a cura dei docenti, poi dei video interviste a esperti del settore e a testimoni privilegiati.
e i webinar, nel corso dei quali avere un confronto in modalità sincrona con gli esperti che noi coinvolgeremo. Per verificare il corretto apprendimento dei contenuti del corso verranno messi a disposizione dei test di valutazione. Questi test sono sia proposti a fine modulo che a termine di tutto il corso. I test sono essenzialmente dei quiz e permettono quindi di verificare il corretto apprendimento dei contenuti. Viene poi presentata un'esercitazione. Che cos'è l'esercitazione? È essenzialmente un elaborato che viene consegnato online e che verrà sottoposto a peer review. La consegna dell'esercitazione quindi deve seguire la tempistica che viene proposta dal tutor nell'ambito del forum. Quindi solo così è possibile che poi questa venga valutata dagli altri partecipanti. Noi vi consigliamo quindi vi suggeriamo di effettuare questa esercitazione, anche perché così potrete rivedere il vostro elaborato anche alla luce degli altri partecipanti, del confronto che avrete avuto con gli altri partecipanti, ed è questo quindi un momento di crescita che aiuta a sviluppare le proprie conoscenze, come anche gli altri momenti proposti dal corso. Questo MOOC è un modo per riflettere sulle vostre conoscenze, sul vostro contesto lavorativo e su cosa vi è più utile approfondire. Quindi utilizzatelo come un momento di apprendimento, utilizzate tutti gli strumenti che sono messi a disposizione, soprattutto gli strumenti per la discussione, per comunicare con noi e per comunicare con gli altri partecipanti. Quindi utilizzate il forum, utilizzate Twitter con l'hashtag MOOC Fondisie 1420, ponete domande e partecipate attivamente ai webinar. Lo staff di Formez SPA raccoglierà tutte le segnalazioni e vi risponderà ai quesiti. Su questo sito, che è eventipa.formez.it, potrete trovare la pagina per l'iscrizione, quindi se non avete ancora fatto questo passaggio fatelo andando a visitare la nostra pagina. Vi ricordo che l'iscrizione al corso è gratuita e se non siete ancora registrati al sito eventipa.formez.it potete farlo in qualsiasi momento e successivamente iscrivervi al nostro corso. Per finire, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi e augurarvi buon corso.